Si profila ancora uno slittamento per la riapertura di palestre, piscine, centri estetici, cinema e teatri. Il nuovo DPCM con le attuali chiusure scade il 15 gennaio, ma tutto dipenderà in maniera quasi ovvia dall'andamento dei contagi. La decisione finale del governo verrà presa a ridosso della scadenza del decreto. Per le palestre si ipotizza una riapertura contingentando ulteriormente gli ingressi, ripristinando la regola che vieta l'accesso agli spogliatoi. Sarebbe previsto un protocollo standard che prevederebbe solo lezioni singole e non più di gruppo. Per quanto riguarda le piscine, si valuta l'ipotesi di un'unica persona per corsia. Per i teatri, cinema, sale da concerto, il problema è rappresentato per lo più dalle code che si creano all'ingresso più che dalla presenza all'interno, dove i posti si possono distanziare. Per i musei si valuta un forte contingentamento degli ingressi in modo da evitare assembramenti dentro e fuori le sale. Non potranno riaprire a breve le discoteche e sale da ballo, che per loro natura prevedono assembramenti, mentre ancora in dubbio la ripartenza a pieno regime di bar e ristoranti. Dal 7 gennaio tornerà la suddivisione in tre zone dell'Italia. Tuttavia, per consentire la riapertura sia a pranzo e a cena dei locali, si dovrà avere un RT uguale e inferiore a 0,5.